Hanno preso il via ieri i lavori di demolizione dell'ex Cinema Miriam, situato in Piazza Santini a Capaccio Scalo. Si tratta del primo passo di un più ampio intervento che ha l'obiettivo di dotare il territorio comunale di Capaccio Pestum di un grande contenitore di cultura, spettacoli e creatività. L'avvio dei lavori è stato preceduto da una breve cerimonia nel rispetto delle disposizioni in materia di coronavirus. L'immobile ex Cinema Miriam appartiene oggi al comune di Capaccio Pestum. Il 25 maggio scorso è stato infatti sottoscritto l'atto notarile che ha determinato il passaggio di proprietà dai privati all'ente. Si è trattato dell'ultimo passo formale di un percorso più articolato, avviatosi quando, già nei primi 100 giorni dell'amministrazione Alfieri, il comune aveva trovato l'accordo con gli allora proprietari dell'immobile. La rinascita del Cinema Miriam si collega all'importante programma di riqualificazione che interessa Piazza Santini, per il quale l'amministrazione ha già bandito un concorso di idee. Un intervento molto atteso dalla comunità è il commento del sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri, che rappresenta un pezzo importante di quel processo di trasformazione che, terminata la fase più difficile dell'emergenza coronavirus, ha ricominciato a correre veloce. Inaugurazioni e consegne dei lavori stanno cominciando a susseguirsi a ritmo sempre più serrato, segno che le cose stanno cambiando. Abbiamo voluto che questa occasione, questa grande occasione di riscatto di questa comunità coincidesse con il 9 di giugno. È un anno dalla mia elezione, della nostra elezione, è una gioia, un grande privilegio e credo che nelle cose che abbiamo detto, che io ho detto con grande forza, con grande coraggio, nelle piazze, nella piazza qui accanto, c'era grande incredulità. Probabilmente non tutti credevano che le cose dette potevano accadere. Tra le cose che dovevano accadere c'era anche la questione del Cinema Miriam. E vedete, io mentre ascoltavo questo magnifico violino e chi lo suonava, ho già immaginato, perché questo accadrà: stasera demoliamo il Tosello ma costruiremo un teatro. Io già immaginavo quel violino nel teatro e mi sono anche emozionato. E questa è una demolizione che non toglie soltanto una bruttura, un edificio vecchio, ma io credo demolisce anche parte della rassegnazione, parte dell'indolenza, dell'incapacità che c'è stata.